seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo so che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per coperti milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marti in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta. Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, non voglio figli e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. No, io devo, in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa? Fatemi toccare, fatemi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Sì. E va bene amici, è andata così, 9.05 in ritardissimo, chiedo scusa e ripongo subito il mio buongiorno per il Don Luca della Vega. E, siamo in ritardo, sì questo è vero, però stavamo cercando di fare un piccolo scoop, però non siamo riusciti a localizzare, visto che noi abbiamo il contatto diretto con Filippo Roma, che è, diciamo, l'autore del servizio delle Iene, che ha sollevato un notevole polverone. Proprio da questo, quest'oggi vorremmo iniziare senza risate, senza altri sfronzoli. Quindi, leggendo un pochettino l'articolo che è stato pubblicato sul portale, sul quotidiano La Verità, si leggono delle cose interessanti su questa lobby gay praticamente ai piedi della madama Boschi. La fatina di Renzi ha alle sue dipendenze ben 4 gay
che smistano per lei poltrone e fondi agli amici. Si tratta di uomini esperti di legge, codici, in due casi anche ben inseriti nella casta dei mandarini pubblici. Vediamo, cerchiamo di capire chi sono. Chiaramente per chi si fosse messo all'ascolto e non sapesse di cosa stiamo parlando, ecco, ricordiamo che tramite un'inchiesta delle Iene è stato verificato che venivano destinati dei fondi pubblici per una associazione. Codesta associazione si occupava, scusate, bevo un Don Caruso perché sono in astinenza, così in diretta. Don Caruso from Varsovia. Dunque, dicevamo, questa associazione, anzi, sotto le false spoglie dell'associazione, altro non era che un club di swingers gay che se lo sbattevano allegramente, non solo in faccia, chi vuole capire capisca. E quello che è più scandaloso, insomma, col denaro pubblico si in qualche modo si alimentava e fomentava anche la prostituzione, perché all'interno di questo bordello, chiamiamolo così, venivano anche fornite delle prestazioni a pagamento, quindi massaggi con vari finali. E strano, no? Nel 2016 l'accesso a questi club era vietato alle donne. Chi vuole capire capisca. Continuiamo con la lettura dell'articolo, cerchiamo di capirne di più, anche se volevo un attimino, siccome è abbastanza lungo, andare al dunque, perché questo personaggio che si è dovuto evidentemente dimettere si chiama Spano, e la cosa assurda era che questo direttore di questo fondo, adesso non mi ricordo come si chiama, era anche iscritto a questa associazione, quindi forniva delle consulenze, no, pardon, dei fondi, 55.000 euro in questo caso, essendo direttamente coinvolto. Quindi UNAR si chiamava questa associazione. Sono leggermente febbricitante, quindi la mia lucidità, d'altronde si sa, insomma, col cambio di stagione ci sta. Dunque, vediamo un po'. L'incauto Spano, dimessosi lunedì sera nelle mani del sottosegretario Boschi, è un simpatico avanzo di parrocchia. Ma in questa micidiale società, come sappiamo, verrà ricordato come il tizio col cappotto arancione, inchiodato appunto dalle Iene di Mediaset. Era stato ingaggiato dall'esterno l'anno scorso, dopo un interpello interno clamorosamente fuori portata per chiunque lavorasse a Palazzo Chigi. Laureato in legge, docente di diritto ecclesiastico, ex attaché di Giulio Amato e Giovanna Melandri, Spano vanta ottime frequentazioni curiali. Sotto Natale è andato in visita ufficiale dal cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma, a perorare la causa dei Rom, e si è fatto vedere con l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, non senza farsi ricevere il 16 dicembre scorso dal cardinale Angelo Scola, niente poco di meno che il cardinale di Milano. Le Iene lo hanno incastrato mostrandogli la sua affiliazione al circolo gay con la tessera tal dei tali e con il fatto di aver finanziato con 55.000 euro la stessa organizzazione. Spano ha negato ieri anche su Repubblica e si è difeso spiegando che forse si era associato a un altro ente del medesimo circuito. Certo, se facesse un po' più di pulizia sul proprio profilo Facebook sarebbe meglio, magari eviterebbe che qualche porporato incuriosito del suo stilista, leggesse dei post come questo: il mio vecchio amico e ben noto astrologo Marino Soldani de Velasco mi ha calcolato l'oroscopo, toro ascendente vergine, ma sono più toro che vergine, eccomi puntini puntini. Quindi insomma, Spano però ha ballato un solo anno, e chi c'era prima di lui alla guida dell'UNAR?
Marco De Giorgi, scelto dalla forzista nonché mia concittadina Stefania Prestigiacomo, anche su di lei potrei dirne alcune, ma vabbè, lasciamo perdere, stendiamo un piumino, e anche Enrico Letta, seppure in altri ruoli. Nel 2014, tornato alla direzione di questo UNAR, regalò 250.000 euro a varie associazioni gay, andando fuori dalle sue competenze. Avvenire denunciò il fatto, ma come sempre spesso accade, non accade proprio nulla. L'anno dopo però De Giorgi pensò bene di scrivere una lettera a Giorgia Meloni in cui la sgridava per presunte espressioni razziste. La fondatrice di Fratelli d'Italia si ribellò a Renzi, imbarazzato, che a fine anno lasciò scadere il contratto di De Giorgi. Oggi è alla funzione pubblica come direttore generale dell'ufficio per la valutazione della performance di non so che cosa, e se si scorre nel suo curriculum non si trova traccia del passaggio all'UNAR, e c'è anche da capirlo. Scandalone, amici, scandalone, scandalone. Caro Stefano, un buongiorno, chiedo scusa appunto per la mia voce nasale, comunque cerchiamo di spiegare per chi non avesse seguito la trasmissione Le Iene. Abbiamo dei programmi in Italia fatti abbastanza bene che scoprono a volte degli scandali che lasciano anche il sottoscritto basito. Nella fattispecie, diciamo che venivano allocati dei fondi pubblici, quindi fondi dei contribuenti, cioè anche per dei pensionati, mio padre e mia madre che pagano le tasse, per finanziare praticamente delle pseudo-associazioni culturali che altro non erano se non dei club scambisti gay, con tanto di massaggi a pagamento con finale anale. Cioè, veramente, cioè, ma a che punto stiamo arrivando? Cioè, non c'è più religione. Io veramente prendo 4 minuti e mezzo di pausa proponendo i tamarri. Però riflettete, cari amici che vivete in Italia, cari amici che pagate le tasse in Ci Italia. Ci colleghiamo con i tamarri. Tamarri. Buongiorno. Minchia, come sei rauciato. Cosa rauciato. È successo alla gola? Ti hanno sparato. Sono Massimino Di Quarto, Scarafaggio. Non ho capito niente. Senti, tutto stronzo. Allora, sono Massimino Di Quarto. Volevo chiederti una cosa, siccome ci avete un parcheggio molto grande. Ma chi è che sta parlando? Madonna mia, ma tu cos'è? Stavi dormendo in una bara, hai aperto il sarcofago e sei uscito fuori con le bende. Ma mi dice con chi deve parlare? Con te, del parcheggio, della tua attività commerciale. Quale parcheggio? Non già avete il parcheggio voi? No. No, la gente come arriva volando? Ah, voi avete un'attività nel futuro, nel 2040. Vendete soltanto ad alieni voi. Che deve scaricare lei? Non devo scaricare un cazzo. Allora, ti spiego velocemente perché sento che tra 20 minuti devo portarti i fiori sulla tomba. Ma ascolta, no. Scarra. Praticamente cosa succede? La sera io ho un po' di coppiette, marito e moglie, che pigliano i cazzi. No. Che fanno scambio, sì. Che penso che abbia sbagliato numero, eh. Mica vendete arredamenti voi? Negozi di arredamenti, sì. Ma a me non ne frega un cazzo di arredamenti, a me interessa il parcheggio. Praticamente ti spiego, quando chiudete l'attività la sera voi, ecco, noi iniziamo la nostra. Praticamente no. Sto chiedendo in cessione l'attività del parcheggio, dove vado a far ficcare la gente che si infila a cazzo, che arriva l'avvocato con la moglie maiale, il camionista. Ma mi dice dove c'è, che negozio cercava. Madonna, ma che confusione mentale, ma cosa hai fatto? Ti sei bevuto l'oppio? Io la prendo come uno scherzo, però. No, no, la devi non prendere. Vorrei no, che no, 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 troppo, sennò mi incazzo pure. Aia. No, 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 no. Aspetta, aspetta un secondo. Due proprio mi devi dire chi cerca. Basta la voce che mi stai alterando. Sì, mi devi dire chi cerca, perché sta dicendo delle parole che non mi stanno bene. Oh, scemo di merda! Prima di tutto non è uno scherzo, ma è proprio un'offesa personale. Proprio ti sto offendendo, non so se hai capito il concetto. Allora vieni davanti a offendere. No. Vieni davanti a offendere. Ho capito, ma sei un pezzo di merda veramente. A parte fatemi sembra parlare con John Wayne, cosa c'è? Il cavallo sotto. Pronto? Scemo di merda! Ringhiamo lo stronzo. Perché?
Pronto? Sai che la prossima volta che metti giù la cornetta ti trasformi in un arredamento completo a due schiaffi? Sei bravo al telefono, non appare il numero, niente. Sei proprio un pio della mignotta. Ma devi venire davanti, me devi venire, hai capito? Davanti devi venire. Che mi fai? Mangi il cazzo, venire davanti. Ah, mi baci il cazzo. Capito, te lo faccio vedere io, ma magari sei presente. Hai due bacini come i parenti. Ma sto stronzo di merda. Ci ha avuto caga. Ma ha fatto ridere John Wayne. Aia, no. Ciuccia a tette. Ma perché ciuccia? Ciuccia. Telescopio. Telescopio. Telescopio ti faccio wrestling con i capezzoli. Dai. Pronto? Sei uomo? Ma con chi vuol dire lei, scusi? Sto cazzo. No, scherzo, Giovannino. Senti, c'hai sai che non me ne frega un cazzo di parlare con te. Passami una bastarda, va, che devo ciucciare le tette. Guardi che questa è una portineria, quindi lei non so con chi vuole parlare. Come non usi questi toni. Sì, mi passi una bastarda che conosce le vici. C'ha qualche maiala che ci vuole farsi ciucciare? Ma la faccia finita, qui stiamo lavorando e non si permetta più di chiamare. Ti stai eccitando, porco. Buongiorno. Sei sempre tu, portinaio? Senti, io non ho voglia di discutere. Lei chi è? Che cosa vuole? Aia. Allora, innanzitutto stai calmo, perché se sei un vero professionista del portinamento non ti rivolgi così alla gente. Non sono un professionista con la gente ignorante. Lei mi sta dicendo un sacco di parolacce. Io qui sto lavorando. Quindi se lei usa un tono consono, io sono professionale. Ma vabbè, visto che lei sta usando delle parolacce... Allora torno consono. Ecco. Buongiorno. Buongiorno, mi dica, portineria con... mi dica, prego. Scemo di merda. Così ti piace, consono? Ti canto anche qualche canzone di Carmen Consona? Coglione, cosa fai? Che c'è solo perché fai il portinaio, fai il figo. Che cazzo ti credi di essere, scemo pagliaccio? No, ma che cosa sei te? Io sto lavorando, tu mi stai insultando. Cosa vuoi? Ma cosa desideri? Ma fa il culo, Johnny Dorelli. Johnny Dorelli. Ti il culo. Sì, sì, dai. Abbastardo. Sì, abbastardo. Ma perché non me lo dici qua? Faccia, vieni qui, bastardo, con l'anonimo. Vabbè, dai, calma. Adesso calmati, scemo. Calmati. Così a me. Mi scappo di sopra, che mi guardi, levati dallo stocca perché arrivano. Un saluto speciale dallo Zoo di 105 agli amici di Radio I di Italia. Amici, ieri per caso si è svolta la Champions League? Non lo so, non ho seguito. Comunque, la Juve non giocava, giusto, Simon? No dai, va bene. Grande trionfo fuori casa in uno stadio che aveva concesso pochissimi punti alle squadre ospiti. Ebbene, cari amici, la Juventus del buon Allegri, con due sostituzioni azzeccatissime, tac, sostituzione 1, 72esimo, tac, mi va in gol il Piazza, e poi tac, 74esimo, tac, mi entra il Dani Alves che mi va subito in gol. 2-0 e diciamo qualificazione alle semifinali quasi raggiunta, però insomma non diciamo gatto finché non ce l'abbiamo nel sacco. E comunque una scriteriata azione fallosa di un giocatore del Porto ha lasciato la compagine portoghese in 10 uomini, e questo diciamo ha facilitato, anche se poi insomma facilitato, non è facile vincere a Porto, porta miseria, e quindi un 2-0 che non lascia tante speranze al Porto. Siamo contenti perché questo fa crescere il coefficiente FIFA UEFA PIFA FIFA FIGCPCPP, e soprattutto porta tanti soldini nelle casse della Juventus. Questo ci fa assolutamente piacere. Cazzo, spendeteli in medicinali. No, scherzo. Anche il nostro amico dell'Leicester, poverino, 2-1 ha perso a Siviglia, però un 2-1 che potrebbe essere capovolto nella partita di ritorno. La partita in questione era Siviglia-Leicester, l'abbiamo detto, quindi 2-1. Grande dominio del Siviglia, che ha anche sbagliato un rigore. Sapete chi è il portiere dell'Leicester? Impossibile pronunciare. Comunque Schmeichel, il famosissimo George Schmeichel.
Basta con le cazzate, soprattutto basta con i film di merda. 50 sfumature di grigio, atto secondo. Noi abbiamo 50 sfumature di nero e ascoltiamo. 50 sfumature di nero. Sì. In questo secondo capitolo il presupposto scandaloso si smorza radicalmente. Meno male. E la saga rivela la sua natura romantica. Roberto e la sua nuova fidanzata Cinzia vogliono smorzare i toni sadomasochistici per lasciar fluire il vero amore. Ma entriamo in casa di Roberto. Okay. Sì. Cinzia, vai a prendermi una cassa di minerale in garage. Anzi, portane due che ho molta sete, Roberto, due casse sono pesanti, dai, magari ne prendo una. Sai che l'ascensore è rotto, no? Per forza che lo so. E l'ho rotto io apposta. E sai perché ho affittato un appartamento al 16° piano? Sì, per farmi andare su e giù a piedi, mio padrone Roberto. Brava, così mi piaci. Allora Cinzia, ascoltami bene. Se ti vedo arrivare con una sola cassa di minerale, ti prendo a schiaffi e stanotte dormi nell'asciugatrice. No Roberto, nell'asciugatore no. L'ultima volta mi sono quasi spezzata due costole, ti ricordi? Non discutere Cinzia, soprattutto mentre guardo l'Italia sul 2. Ecco, vedi? Adesso mi è venuta voglia di muovere le mani. No, e per questa volta me la prenderò con la vetrina dei liquori. Ma la prossima volta... No, Roberto, ti prego, la vetrina dei liquori no. L'abbiamo presa al mobilone la settimana scorsa, ti ricordi? Dai, facciamo tutto quello che mi hai ordinato. Porto su le due casse di minerale e magari prendo anche un fusto di birra. Sì. Tu stai tranquillo, La torbida relazione tra Roberto e Cinzia, lei schiava e lui master spietato, continua tra pochi secondi dopo un breve spot pubblicitario. Tuo marito ti fa le corna e vuoi saperlo? Agenzia investigativa Riccardone, specializzata in pedinamenti con la Vespa. Riccardone non utilizza tecnologia, per cui puoi rivolgerti a lui senza pagare una salassata. Per informazioni scrivi a inforiccardone@pedinamentiinvespa.com. 50 sfumature di nero. Con il secondo capitolo si smorza radicalmente il presupposto scandaloso e la saga rivela la sua natura romantica. Prima della pausa, il protagonista Roberto, irritato dalla Cinzia che si è rifiutata di andare in garage a prendere due casse di minerale e di portarle a mano al 13° piano, stava per sfogare la sua rabbia sui mobili di casa. Ecco, spaccata tutta. Tanto i liquori mica li bevevo. Cinzia, vai a prendere la minerale e di a Claudio di venire subito qui. No, Roberto, ti prego, mio fratello no. Lui non vuole essere ai tuoi ordini. Lui era venuto qui solo a portarmi un libro per l'università. Eccomi, padrone, mi dica. Claudio, fammi subito un massaggio ai piedi mentre guardo l'Italia sul 2. E poi preparati per... Sì, sono pronto a tutto, mio padrone, anche a giacere con lei nel letto. No. Ecco, questo magari un'altra volta. Adesso vai a casa e torna domani che c'è da imbiancare la camera degli occhi. Ecco, e di a tua madre che le orecchiette di oggi le ho buttate nel cesso, che facevano schifo. Roberto, basta, La mia famiglia la devi lasciare stare, altrimenti ti lascio e me ne vado. Ah sì, vuoi sfidarmi, Signor Diotti, venga pure, va. Papà, cosa ci fai qui? Figlia mia, sono anch'io schiavo del Roberto. Tesoro, dobbiamo fare tutto quello che ci dice. Ti prego, non contraddirlo mai. Hai visto come diventa cattivo? Signor Diotti, allora io voglio che lei e sua figlia Cinzia vi accoppiate. E che anche vostro figlio Claudio partecipi alla cosa. Ecco, io nel frattempo vi faccio un bel video col cellulare e faccio anche una diretta Facebook. Sì, e io chi sono, scusi? Signor Roberto, io sono pur sempre la mamma. Allora prego, tutti quanti lì, sul divano e al mio via partiamo con la mucchiata. Ecco, io intanto vi do il ritmo a frustate. Pronti? Roberto, per favore, non farlo. Libera la mia famiglia. Loro non c'entrano nulla con la nostra torbida storia. Sono io che ho voluto percorrere la via della perversione, non loro. Parla per te, Cinzia. Giusto, parla per te, Cinzia. È vero, sorella, parla per te. Bene, allora schiavi, al mio via si parte, 3, 2, 1, via! Ah! Aia! 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 Ok, calma, aia! Aia! 50 sfumature di nero. Il secondo capitolo nel quale il presupposto scandaloso si smorza e la saga rivela la sua natura romantica vi aspetta al cinema. E prima di congedarvi, spazio a Riccardone. Tuo marito ti fa le corna e vuoi saperlo? Agenzia investigativa Riccardone, specializzato in pedinamenti con la Vespa. Riccardone non utilizza microspie né tecnologie sofisticate, per cui puoi rivolgerti a lui senza pagare una salassata. Per informazioni scrivi a inforiccardone@pedinamentiinvespa.com. Vai, Riccardone!
Non pago affitto. Non pago affitto. Non paghiamo l'affitto. Dai cazzo, siamo negri noi. Yeah, io non pago affitto. Non pago affitto. Io non pago affitto. Non pago affitto. Yeah, io non pago affitto. Non pago affitto. Non pago affitto. Non pago affitto. Tutti i miei amici sono venuti con la barca. Swag barca. Appena arrivati in Italia abbiamo casa, macchine, fighe. Yeah, io non faccio praio. Non faccio praio. Io non faccio praio. Non faccio praio. Yeah, io non faccio praio. Non faccio praio. Non faccio praio. Non faccio praio. Non mi sporco le mani perché sono già nero. Sono un profugo. No buono, no buono. Profugo. È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia. Quindi io ho portato tutti i miei amici con la barca. Anche Matteo Renzio ha detto che è casa nostra. Quindi tutti i miei tutti i miei amici votiamo tutti Pidio, Pidio, dai cao, votiamo. Noi vogliamo le fighe bianche, scoparle in bocca, poi vogliamo wifi, wifi, anche stipendio. Io dormo in albergo a 4 stelle perché sono bello, ricco, famoso, nero. Yeah, io non pago affitto. Non pago affitto, io non pago affitto. Non pago affitto, yeah, io non pago affitto. Non pago affitto, non pago affitto. Non pago affitto, yeah, io non pago affitto. Non pago affitto, io non pago affitto. Non pago affitto, yeah, io non pago affitto. Non pago affitto, non pago affitto. Non pago affitto. Nel mio paese c'è guerra, quindi sono scappato in Italia. Ma alle 7 di mattina non portano mai la lasagna, portano sempre il latte, latte con cereali. Ma a me non piace, perché io preferisco la pasta con tonno, tonno. Dai cao, peschiamo. Poi ho bisogno di una figa bianca, perché alla mattina mi sveglio sempre qua nel cazzo duro, duro. Dai cao, seguiamo. Io faccio sempre il mio ballo, si chiama la pesca della sega della swagga del... Conce, figo sono troppo, c'è un sacco di fighe bianche, saranno scopate. Lei mi siede sulla faccia, come si siede sulla sedia. Apri la bocca, che si lascia un po' di pioggia. E figa bianca, ti piace la mia collana? E maschio bianco non sei per niente, swaga. Smetti di lamentarti, oh, e unisciti. Andiamo in stazione a rubare bicicle. Non mi sporco le mani perché sono già nero. Sono un profugo. 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 Amici miracoli. Sì, mi dispiace. Eh sì, gli italiani sono davvero dei pecoroni, caro Simon. Da Males, sì, questo era un fenomeno, è stato mega insultato, chiaramente la Mussolini ha detto te ne devi andare a fanculo, insomma, gliela ha detto tutti i colori. È un ragazzo del Ghana di 27 anni, ha già guadagnato 40.000 euro solo con i click su YouTube, quindi insomma è l'Italia che va, è l'Italia che viene, e lui soprattutto non paga affitto, ma scopa le fighe bianche, insomma un po' di... sana invidia, beato lui. Cosa volevo dirvi? Siamo alla fine, però domani non prendete impegni, perché domani anche tu, Scimo, devi prendere un elicottero che ti porti direttamente a Varsavia, in Ulica Perezza 1. Siamo stati al Casa Ristoranti, c'era una festa di carnevale, perché il carnevale
è iniziato, no, quelli non paga un cazzo, su quelli non pago affitto, non paga tasse, tranquillo. Ha detto che se li spende con vestiti di marca. Abbiamo già pubblicato anche un'intervista che ha fatto con Cruciani della Zanzara, dove ha detto: io diverto con i miei amici, molto swaga, cazzo volete, il sistema ci ha detto di fare così, io semplicemente utilizzo il sistema. Va bene amici, il nostro tempo a disposizione è scaduto anche quest'oggi. Siamo contenti di avere aumentato la cultura musicale dei nostri radioascoltatori. Per chi non conosceva Bello Figo, è il diciamo top del trash. Ripeto, due versioni di questo brano, una fatta 14 milioni, l'altra oltre 10, sommati fanno veramente una valanga di visualizzazioni, così chiamate, che poi vengono monetizzate, altra parolaccia che mia madre non capirebbe, monetizzate con Google, e quindi questo è il mondo. Ragazzi, domani festa di carnevale, vi voglio tutti Ulizza, Perezza 1, anche vestiti in maschera, portate anche i bambini, facciamo un bel casino, e ci vediamo domani ancora di mattina prima di prepararci per il clima festaiolo. Io non pago affitto, non pago affitto. Un saluto speciale agli amici di Radio I d'Italia.